Riccasole a schianta il Cellore, cala il poker 4-0. La partita sulla carta non era difficile, però dopo una settimana particolare come quella che si era vissuta qui a Casoria, potevano esserci dei rischi. Sì, diciamo che l'avevo preparata più mentalmente sta partita che sul campo, pure perché la settimana scorsa sapete tutti cosa è successo e in settimana tutti si parlava sempre di questa aggressione che c'è stata e poco di altre cose, Calcio. poco di calcio. Infatti se parliamo di calcio, domenica scorsa secondo me abbiamo fatto pure la miglior partita del campionato e ci è andata male. Pensavo che i ragazzi si potevano un po' lasciare andare, un po' l'ambiente pure si poteva lasciare E andare. invece subito, si è visto subito i primi 15 minuti, praticamente partita subito messa in discesa, un grande Guerra, ma bravi davvero tutti i ragazzi. Sì, perché in settimana mi sono pure fatto sentire un pochettino con loro perché li vedevo pure spendere gli allenamenti, però ho detto di partire subito forte per chiudere sta partita e concentrarci Sul proseguo sul del campionato. campionato. Nella ripresa la squadra ha controllato, poi c'è stato questo bellissimo gol di Maione che ha fatto praticamente una discesa dalla sua area di rigore e poi giusto magari gli ultimi 15-20 minuti si è praticamente la partita è andata davvero proprio finendo via senza particolari emozioni. Eh sì, perché poi abbiamo tolto qualche ragazzo pure che faceva girare un po' la palla a centrocampo, ci siamo un po' fermati pure per giocare, più che altro, tanto per fare pure un Per buon allenamento, controllare, per esatto. controllare, perché purtroppo loro erano pure spenti, noi ci siamo un po' fermati pure, insomma, però. Peccato solo il rosso a Ruffo, forse un po' eccessivo e fischiare l'arbitro, però Ruffo poteva evitare quella. Quella è la cosa che mi fa star male da domenica, perché abbiamo fatto tutto bene. Purtroppo la cosa, non dico mi ci ha rovinato la domenica, ma quasi. Ha fatto una stupidata, però è un ragazzo e purtroppo i ragazzi sono fatti così. Lui è un generoso, voleva dare tanto e purtroppo si è fatto prendere in fallo. Un ringraziamento anche al pubblico, anche oggi è corso numeroso a sostenere la squadra. Sì, ma i ragazzi ci sono sempre stati vicini e ci continuano a stare vicino e noi vogliamo ripagarli sempre con delle buone prestazioni e Con dare la il vittoria. massimo. E con la vittoria soprattutto, vabbè, è normale, buona prestazione vuol dire, secondo me, vincerla la buona prestazione, perché se tu giochi sempre bene è difficile che perdi.